Un dispositivo portatile per garantire il distanziamento sociale. Lo ha messo a punto un gruppo di cooperative tra Brescia e Bergamo durante il lockdown. Sentiamo Pierluigi Ferrari. Un'idea nata tra Brescia e Bergamo in piena emergenza Covid, discutendo di mascherine e guanti, perché non pensare ad un dispositivo per mantenere la distanza di sicurezza? A progettarlo e realizzarlo non una start-up dell'Interland milanese, ma una cooperativa di collere in Val di Scalve, 24 soci, 16 donne. Dimmi 20 si illumina, vibra e suona se la distanza scende sotto il metro. Abbiamo fatto una breve analisi di mercato per capire i dispositivi che c'erano già in commercio, cosa facevano. Cosa non c'era. Il consorzio Conast, sede a Brescia, si occuperà di promozione e distribuzione del dispositivo insieme con altre realtà del settore. La cooperativa di cui sono presidente ha dato la possibilità e dà la possibilità di poter utilizzare il proprio portale di e-commerce. Il costo sfiora gli 80 euro, ma sono già molte le realtà interessate, dal sociale alla cultura. Abbiamo una realtà di soci con degli svantaggi e delle problematiche anche gravi. Aiuta il visitatore a ricordarsi, immerso nell'arte, che c'è anche da rispettare la sicurezza, e il benvenuto nei musei. 11 le cooperative coinvolte nel progetto Ardito per un mondo dedito all'avvicinamento sociale, ma figlio spiegano della volontà di risolvere insieme un problema.